sempre dei cosmati e lo splendido pavimento che crea un vero e proprio tappeto lungo tutta la navata centrale, e i due amboni nei pressi dell'altare maggiore, tra i più belli delle chiese romane, con elementi di decoro e colori tipici dell'arte cosmatesca. I due pulpiti, gli amboni della prima lettura e della seconda lettura, del genere Vecchio Testamento e del Vangelo, come nel Vecchio Testamento che è rivolto all'altare, verso l'altare che è Cristo, mentre quello del Vangelo è rivolto sia che parla di Cristo che parla anche al popolo, cioè le due, diciamo, due entrate, destra e sinistra. È come se qualcuno da una tomba sotto risorgesse, si alzasse per annunziare qualche cosa, proprio la struttura stessa dell'ambone. Il 19 luglio del 43, la Fortezza Volante, sorvolando qui il quartiere San Lorenzo, ha centrato in pieno la basilica, sgangiando una bomba che poi è esplosa e ha, diciamo così, divelto tutto il tetto, anche la parte frontale della facciata principale della basilica e un po' tutto, insomma. Poi Pio X ha rivoluto la costruzione, il restauro, lui con sia scrivendo, sia parlando, come anche dando proprio una sovvenzione in denaro per ricostruire, per restaurare la basilica. La navata centrale era stata interamente affrescata nell'Ottocento da Cesare Fracassini. I restauri eseguiti dopo gli eventi bellici hanno conservato solo due affreschi, nella controfacciata e nell'arco trionfale, nella parte rivolta verso la Basilica Onoriana. La navata termina con l'altare maggiore e il matroneo della Basilica Pelagiana. L'ampio presbiterio corrisponde alla navata centrale dell'antica basilica fatta costruire da Papa Pelagio II, la Basilica Pelagiana, ed è in posizione rialzata. Vi si accede attraverso due rampe di scale. Le navate laterali del presbiterio sono sormontate da un matroneo e sono inquadrate da 10 colonne con capitelli corinzei e trabeazioni di re in piego. In fondo al matroneo della Basilica Pelagiana si trova l'organo a canne, costruito nel 1958 dai fratelli Ruffatti, in sostituzione dell'organo precedente. In fondo al presbiterio è la sede episcopale del 1254, decorata con mosaici. L'arco trionfale, nella parte rivolta verso la Basilica Pelagiana, è decorato da mosaici del VI secolo raffiguranti Gesù tra santi e Papa Pelagio. L'arco trionfale appartiene alla prima basilica di Papa Pelagio II, è del VI secolo e riproduce le figure al centro Cristo Pantocratore sul globo terraqueo, con San Pietro e San Paolo ai lati, poi c'è a sinistra guardando San Lorenzo e Papa Pelagio che mostra il modello della Chiesa. E ai lati le due città di nascita e di morte di Cristo, rivestite di gemme preziosissime. Sono molto belle Betlemme e Gerusalemme.